Ciao ragazze, anche stasera benvenute sul mio canale, grazie di essere qui. Sì, è sera perché vi voglio fare un video prendendo spunto da alcune domande che mi avete fatto voi. Su questo video vedremo come si usa il detergente. Non ha importanza di quale detergente si parli, ad esempio io ne ho qui uno che fa la spuma, è della Nutra Effect, uno dei nuovi usciti, o qua ce n'è quello della Anew che è in gel. Poi ormai ve l'ho raccontato in tutte le salse, il Clean Break della Distillery. Se volete vedere come si usa, io qui vi metto il rimando. E poi questo, che diventa schiumogeno, ma è una pasta, che diventa schiumogeno della linea Mission Eclat. Indipendentemente da quale vogliate usare, la procedura è sempre la stessa. Allora, diciamo che oggi voglio usare questo della Anew che è uscito il catalogo scorso. È un bel detergente leggermente gelatinoso che lascia la pelle molto molto pulita, grazie anche agli estratti di carbone. Allora, io prendo una piccola quantità di detergente. La pelle del viso è asciutta, le mani sono asciutte. Allora, prendo piccola quantità, me la metto sulla pelle, asciutta, mani asciutte, tutto asciutto, un po' come quando ci si lava i denti, spazzolino asciutto, pasta asciutta e la metto. Me la metto tutta sul viso. Come vedete, non sto toccando gli occhi, perché per gli occhi è sempre meglio usare un prodotto struccante apposito, perché gli occhi sono molto delicati e quindi non vanno tanto passati, ecco, con dei prodotti tanto sfregati. Potete usare questo che è un olio bifasico, quindi va agitato, oppure questo della Nutrafez nuovo. Soprattutto se avete usato i prodotti della Power Stay che sono no waterproof e durano a lungo. Allora proviamo con l'olio della Nutra. Vedete? Ecco, in questo modo non vengono sfregati, ma li massaggiate appena e ecco qua. La traccia di trucco è andata. Se volete vedere, faccio anche con l'altro, con il bifasico. Ecco qua, due gocce di bifasico. E anche in questo caso tutto il trucco, ecco qua, è venuto via. Dolcemente, senza stressare gli occhi, mentre invece per il viso si continua a massaggiare e poi si comincia a inumidire la faccia. Ecco qua, ragazze, scusate, ho dovuto interrompere un attimo perché i gatti ne stavano facendo una delle loro. Allora, mani sempre, si comincia, ecco, metto qui la mia bacinella e si comincia a inumidire le mani. Ancora un po', vedete che si forma un pochino di schiuma. Certo, questo è un prodotto gelatinoso, non si forma tantissima schiuma, se ne formerebbe di più magari con la pasta della Mission Eclat piuttosto che con lo schiumogeno. Però a questo punto la detersione è praticamente ultimata e non ci resta che sciacquarci abbondantemente con tanta acqua corrente. Io preferisco l'acqua corrente piuttosto che la spugnetta per togliere tutto quanto. Ecco qua, viso sciacquato. Ci asciughiamo tamponando, non sfregando, perché la pelle è già stata abbastanza stressata dalla detersione, quindi non è il caso di fare. No. Qua. Bene, adesso che abbiamo la pelle detersa, pulita, sciacquata, asciugata, che cosa dobbiamo fare? Sì, dai, vi ho stressato sino alla morte.
Mettiamo il tonico e io metto questo della Mission Eclat, che è veramente un prodotto eccezionale. Non uso il dischetto, anche se so che viene quasi naturale prendere un dischetto di cotone e mettere il tonico. No, meglio usarlo direttamente sulle mani. Lo mettiamo. Il tonico è importante, lo abbiamo già visto, perché serve a ristabilire il pH della pelle e a dare, diciamo, l'informazione, alle ghiandole che producono il sebo affinché producano il sebo nella giusta quantità, perché quando la pelle è, appena pulita, quindi ha subito un po' un trattamento di, sgrassamento, chiamiamolo così, tende a riformare, però, ne produrrebbe troppo per reazione, no? Invece il tonico le dà la giusta indicazione. Bene ragazze, questa è la sequenza da seguire, che sia alla sera, che sia al mattino. Chiaramente alla sera avrete da struccare gli occhi. Se volete poi vedere come truccarsi con i prodotti Power Stay, qui c'è il rimando. Però abbiamo fatto anche un trucco occhi per le vedove del rossetto e anche questo ve lo metto. Comunque, mattino o sera che sia, la procedura è mani pulite e mani asciutte e pelle del viso asciutta. Prima si dà il prodotto, diciamo così, a secco, e poi a poco si inumidisce. Bene, io vi auguro la buonanotte e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!